Hi, I'm Lucas Mikalev. I've been invited by a good friend of mine, Antonino Urpi, who is an owner and breeder of working English setters, which hopefully we will hunt woodcock in these dense and beautiful surroundings. La caccia alla beccaccia è una caccia molto sacrificante, difficile, soprattutto quando viene fatta con i cani in questi luoghi. Qui oggi noi cacciamo in un bosco di querce, un bosco dove le querce sono parecchio basse, quindi anche la fucilata viene difficile. Io utilizzo i setter inglesi e, essendo un amante della tecnologia, faremo uso dei GPS. Collari GPS che segnaleranno sempre la posizione dei cani. Lo faranno anche parecchio in silenzio, con un beeper che sarà molto fievole come suono, perché a me piace non fare rumore nel bosco, stare tranquillo e soprattutto avere la cognizione sempre di dove sono i miei cani, perché allargano parecchio e hanno una ferma solida e quindi mi possono aspettare senza nessun problema. Speriamo di trovare un buon numero di beccacce, la giornata lo permette, lo consente, i terreni sono buoni e credo che ci divertiremo con Lucas. Porta qua, nenè! Nenè, porta! Porta! Bravo! Bravo! Bravo, nenè! Bravo, bravo, bravo! Ok, ok. Ui! Ottimo! Grazie! Come dici? It's a old boot. Old one? Old. C'era Nadia ferma a 130 metri, ti ho fatto vedere nel palmare che era abbastanza distante. Ho visto poi, lui riesce a segnalarmi il cane che viene dopo, era un cane in consenso ed era Nenè. È arrivata anche alla cucciolona e anche lei si è avvicinata e si è messa lì ferma a consentire. E l'hanno ubicata benissimo e nel momento in cui è partita tu sei stato prontissimo. Io ho visto che ce l'avevi, non ho osato sparare, era prima dell'ospite, la beccaccia, l'hai fatta bene, ho visto di seconda canna l'hai proprio centrata. Ti ringrazio, anche un'esperienza magnifica. È la tua prima beccaccia con i cani in ferma? Sì. Infatti con i setter è la prima volta che sono cacciato con i setter. Andiamo! Vai! Via! 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 Tenè, porta qua!
Porta qua, nenè. Bravo, bravo, nenè. Bravo. Vieni qua. Qua, nenè. Qua, nenè. Porta. 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 Vieni qua. Qua. Ah, bravo. Lascia. 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 Bravo. Bravo, nenè. Bravo. Two woodcock. And the day is not finished. After a couple of hours. Okay. I mean, we've seen that they're woodcocks. That were impossible to shoot, very difficult to shoot, so... Yes. I hope that meet the other. Okay? Exactly. Let's continue. Good. Go. We've been hunting for a couple of hours. We had some points, dogs. I mean, they done a great job. Some of the time we had the points pointing, which we arrived on, let's say, on site, and nothing was flushed out. The thing is, the vegetation would be low. And obviously the woodcock would flush by itself just as to be in a more protected, confined area. After a couple of minutes still, we would be on another point, which definitely would be the same woodcock, which would be obviously changing its place in the woods. And fortunately we have shot a couple of woodcock. We missed one or two because of the dense vegetation, and obviously the shot has to be done in like not even a second, I must say. But we'll continue hunting those grounds here within these woods, and hopefully we'll find other woodcock. Un po' formulata, la terza beccaccia. Sì, è terza oggi. Ah. Seconda mia. Questa io ho visto cadere qualcosa, capito? Ma perché io ho sparato in direzione sì. Qua? A me non ho vista la parte. Grande, nenè! Brava Ambra! Ambra! Brava! Brava Ambra che ha fatto il riporto! Brava! 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 So Antonino, the day is over for us. We have had some very challenging shots, I must say, very difficult shots. Yes. The dogs done pretty great. I think they were awesome, I must say. The true term of working setter we have seen today, the true definition. Yeah. Fucili, mi è piaciuto, questa sì, è una gran bella arma. Abbiamo utilizzato qua i BS Planet che hanno fatto il loro lavoro. Alla prossima. Alla prossima, grazie.